Salve a tutti ragazzi, sono UV5, come vedete nel primo video. Oggi siamo su Undertale, un video un po' strano, perché sono riuscito a ripescare un salvataggio di un tizio su internet, il salvataggio dell'ultimo corridoio della Genesis Run, ovvero la boss fight di Sans, la mia preferita, quella che però non sono ancora riuscito a fare, perché cioè questa qui è la prima volta che provo a combattere contro Sans, perché io l'ho sempre visto in giro, però non l'ho mai fatto perché non ho mai voluto fare una Genosid, non me la sentivo di fare una Genosid, perché non, cioè, ogni volta stare lì avanti e indietro nei corridoi a cercare le anime rimanenti, che due coglioni, c'è, cioè, uno sbattimento, invece fai la Paceful e vaffanculo, cioè, nel senso. Siamo nella boss fight di Sans, oilà, partiamo male. Ok, sei stato occupato, eh? Allora, una domanda per te. Credi che anche la persona peggiore possa cambiare? Che tutti possano essere brave persone se ci provano? È lui che fa un passo avanti per dire ti sfido, io non l'avrei fatto. Cosa? D'accordo, cosa? Vabbè. Beh, eccoti una domanda migliore. Vuoi passare un brutto quarto d'ora? Due cose. La prima, anche no. La seconda, hai gli occhi di tua madre? No, non era un'offesa, Sans, stai tranquillo, ma va, tanto, vabbè, confidenza, siamo in confidenza ormai. Perché se fai un altro passo avanti, non ti piacerà davvero cosa ti accadrà. E lui, giustamente, brutto coglione, lo fa. Spiacente, vecchietta, grazie della vecchietta, sono un ragazzo e ho quasi 18 anni, quindi vecchietta, mi sa proprio di no. Per questo che non faccio mai promesse, perché poi le deve mantenere. Piccola metà. Fuori una bellissima giornata, gli uccellini cinguettano e i fiori sbocciano. Che me lo ricordo sto dialogo, l'ho visto anni fa. In giornate così, bimbi come te, esatto, dovrebbero bruciare all'inferno, tipo. Ardere all'inferno, lo sapevo. Qua adesso. Cosa ho fatto? Non lo so. Non sono morto al primo tentativo, bellissimo. Ok, guardate qui. Esamina. Sans, uno di attacco e uno di difesa. Il nemico più facile, fa solo uno di danno, sì. Uno alla volta di danno, magari. Però, minchia, se ti leva. Porca troia, ok. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. Raga, vi giuro, non ho mai toccato sto boss. Sono riuscito a ripescare il salvataggio ieri sera. Hai sentito i tuoi peccati strisciarti lungo la schiena? Adesso qua mi schiva. Cosa? Credevi che sarei rimasto qui a farmi colpire? Lì a farmi colpire? Sinceramente sì. Uno di vita! Torta! Uno di vita! Sì! Oddio. Ok, ci siamo. Vai, colpiamo. Come al solito ci schiva. Ok. No, me la ricordo sta parte. Se cado sono morto. Se cado sono un coglione. Ok. Proviamo. Minchia, guardate la baghetta di viola. È perché mi sta avvelenando. Finché di colpo tutto non giunge al termine. Non ho letto il discorso precedente, quindi non so di che cazzo sta parlando. Non so. Oh merda, come faccio qua? Aspettate. No, è impossibile. È impossibile, scusa, ma arrivano ossa dappertutto. Non posso muovermi da destra, da sinistra, da sotto e da sopra. Come cazzo faccio a muovermi? Non posso. Qual è il problema? Chara si chiama questo, tra l'altro. Si è chiamato Chara. Beh, ottimo nome. Chara è il... L'anima intrappolata nel corpo di Frisk. Cioè, non intrappolata, ma si è preso possesso in questo caso, perché stiamo facendo una Genosid. Quindi Chara si è preso possesso del corpo di Frisk. Suppongo sia piuttosto bravo nel mio lavoro. Sparati sinceramente, perché veramente. Fuori una bellissima giornata. Ricominciamo, gli uccellini cinguettano. Oh! Divertente.
Bastardo. Perché non ti rilassi un po'? Ma rilassati tu che mi stai attaccando con 10 milioni di ossa! Bastardi, al centro perfetto. Quasi che un nemico normale l'avevo sfondato. Ma no, raga, mi sto stupendo comunque come sto riuscendo a fare la prima parte senza perdere danno. È pazzesco? Ma sono un pro, sono. Prima del video non avevo mai toccato Sans, ve lo dico. Lì devo escogitare qualcosa perché non ho capito come funziona. Perché tutto il golf non giunge al termine. Oddio, e qua non so perché. Addirittura qua di lunghezze diverse, bastardo. Facciamo bistecca, vai, un po' di proteine, vai. 60 HP. E vai, no, dai, ma sei un bastardo. Quell'osso finale mi ha inculato tantissimo. Ho sentito peccati ste... Posso fare un esperimento? Ah, se lo risparmio non dice proprio niente. Non ha reazione. Ah, suca. Come faccio qua, scusi? Scusi? Sans, come faccio qui, scusi? Sans! Cazzo! Ok, dice sempre la stessa cosa comunque. La colpa è tua, vero? Dica più che dello stronzo che ha creato il salvataggio. Ok. Oh, è difficilissimo. No! Oddio! Cosa ho fatto? Sto avendo un infarto, sono al terzo tentativo. Comunque raga, non farò altri episodi, o mi va bene adesso, non ne faccio, figuratevi se vi faccio altri episodi, ma secondo voi. Ok. Sono caduto nelle ossa nel caso non l'aveste visto. Questa è la parte più semplice. Fosse tutta così la cazzo di boss fight, avrei già vinto, bastardo. Ma cosa sto io a mirare al centro? Tanto che miro al centro, che miro a destra o a sinistra è la stessa cosa. No, è impossibile. Sta parte non potevo farla. Come cazzo facevo? Allora, se io facevo, andavo in mezzo, poi cercavo di ruotare a sinistra. Oddio, potevo anche farcela effettivamente. Beh, è fatto per finirlo sto gioco. Non è che è fatto tipo Pac-Man che ad un certo livello si bug e non può più continuarlo. Raga, ultimo tentativo perché tra l'altro adesso esco un attimo, vedo che punto di registrazione sono. Ok, ci risiamo. Qua mi dice tipo 8 e mezzo di registrazioni, direi di fare un ultimissimo tentativo, un ultimo tentativo con Sans. E poi direi di salutarci perché... Allora, questo video qua io l'ho fatto solo per provare la boss fight. Poi magari quando avrò finito la boss fight farò un mini video dove tipo farò Asgore. Ecco, io non ho capito una cosa. Quando mi dice Chara, distruggi il mondo o non distruggere? Cioè, se io faccio distruggi, ho visto come è andata a finire. Nel senso che si è distrutto il mondo e non posso più accedere. E se accedo, devo aspettare tipo 10 minuti da quanto ha detto Gabby. Ancora i tempi, adesso non mi ricordo se erano 10 minuti o cosa. Comunque devo aspettare che c'è una schermata nera, poi ci appare un messaggio a schermo e ci dice tu vuoi recuperare il mondo, intanto se vuoi recuperarti sto mondo qua mi dai l'anima. E allora ho detto va bene, poi c'è il finale senza anima della Pacefist, ok, va bene. Ma cosa sarebbe successo se avrei detto non distruggo il mondo? Cosa sarebbe successo? Non l'avrebbe distrutto? Sarebbe intervenuta la parte buona? Ci sarebbe stato qualcuno a fermarmi? Cioè, qual è il... Cioè, non mi sono ancora informato perché non voglio ovviamente spoilerarmelo. Vogliamo fare 3? Vaffanculo, sparati te e il 3. Pronto? Sono nato pronto. Oh, cazzo. Ok, ci siamo. Siamo sul pezzo. Più o meno. Andiamo. Non devo mirare il centro. Non fotte cazzi. Tanto schiva. Cosa me ne frega di centrare. Allora. Ok.
No, niente, raga, è un bug mentale. Continuerò a mirare io. Ok. Vivo. Bistecca, dovrebbe curare 60 HP. Mangia la faccio bistecca. Bel nome per una bistecca comunque. Orca troia! Pensavo ci fosse la cosa lì, platform, non so se avete capito cosa. Torta. Mangi la torta dell'eroe. Ecco, questo qua è il coso platform, pensavo ci fosse questo, invece c'erano le ossa. Mi sono dimenticato, sono un pirla anch'io. Stavolta non mi inculi, bastardo. Allora, lotta. Vai. Vai, 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 vai. Che c'ho fretta di finire il video io. C'ho voglia di andare su a mangiare. È ora di cena, non ho neanche cenato, quindi mi sapete. Porca puttana lurida, quanto è stronzo sto gioco. Torta, facciamo torta. Devo curare tutti gli HP, 91. Torta al mo, tra l'altro. Tutti gli HP sono al massimo. Ah, è la torta quella di Toggle questa. Figa, ti recupera proprio tutti gli HP. Mannaccia, mannaccia, mannaccia. Aspettate, questa devo capire. Non ce la farò mai. Ok, ce l'ho fatta. La colpa è tua, vero? Di chi vuoi che sia la colpa, testa di gara? No, nel senso, Sans, puoi togliere quelle ossa in fondo, mi danno fastidio. Grazie. Bastardo. Questa è la parte difficile, devo stare zitto qua. Merda, 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 merda. Mi sto consumando tutto il cibo nella prima parte. Pensate nella seconda e nella terza, non riesco mica a farla, figuratevi. E comunque non fa uno di danno alla volta, mi dispiace. Avete visto quanto cazzo mi ha tolto? Ma mi avrà tolto... Non voglio dire puttanate, ma mi avrà tolto il 20 o il 30 di vita. Non mi togli, le ossa non tolgono uno di vita, mi dispiace per chi ha creato sto gioco, ma non tolgono uno. Tolgono tutto fuorché uno. Tutto in tutti i sensi. E qua, vedi, così intendevo fare prima. No, non intendevo fare così, però vabbè, comunque, ok. Niente, raga, è andata così, game over, la nostra sorte dipende da te, niente, chi se ne frega, sti cazzi. Vabbè, raga, allora, questo qui sarà un episodio singolo, cioè non farò altri episodi della boss fight di Sans. Farò un altro singolo episodio se dovesse succedere che io riesco a batterlo, cosa che è molto improbabile, cosa che non penso succederà mai nella vita. E gli dirò appunto di non distruggere il mondo per vedere che cosa sarebbe successo se non avessi distrutto il mondo. Magari, che ne so, mi avrebbe ucciso, mi avrebbe detto perché, cosa, mi avrebbe magari fatto fare delle scelte. Non lo so, magari sarebbe intervenuto Flawi, non lo so, ma Flawi era morto, quindi no, Flawi non sarebbe intervenuto, praticamente tutti i mostri del sottosuolo erano morti, quindi che cazzo poteva succedere? Bella domanda. E niente, è una domanda a cui non avremo risposta fino a quando non avrò finito il gioco, e perché ancora su YouTube, io non voglio spoilerarmelo su YouTube, io sono proprio cocciuto di testa. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Auguratemi buona fortuna per questa cazzo di boss fight. Ciao ragazzi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's